bella partenza. Non c'è papà amore qua adesso. Attenta, teta. Respira bene, respira bene. Gli alberi e li porterà poi sull'ultimo tratto del percorso. 6-7 corridori guidati da Luca Ferro, portacolori del GS San Macario Violo. Auri, vieni, 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 more. Auri. Verso il traguardo. Sempre Ferro, sempre Ferro a guidare il gruppetto. Sono in sette a comporre il gruppetto di testa, tutti in tirendiano ovviamente. Di nuovo la parte bassa del percorso per poi risalire. Samuele, ricordo che al passaggio gli atleti e le atlete vedranno il contagiri con esposto il meno 1 alla conclusione. Scapola 10 per il master, i primi premi dal quarto al decimo, per la fascia 1 e 2 dal quarto e quinto, fascia 3 e master uomo in segreteria. Luca Ferro poi il secondo podio di Oscar Carrera e via via tutti gli altri a te per il passaggio sotto il traguardo. Brutto contatto, brutto contatto, è arrivata la tornata, inizia la seconda e ultima tornata di gara. Oscar Carrera, Nicolò Maggetti, Jacopo Palermo, Matteo Raisi, Franz Zengel, Gabriele Molinari, 6 a 3 al comando, giro nel 7.52 e 3. Ricapitoliamo le prime 10 posizioni della GS maschile: Luca Ferro, Oscar Carver, Nicola Maglietti, Jacopo Palermo, Matteo Raisi, Franz Egger, Gabriele Molinari. Via, per quel che la conosciamo noi, transitata in questo momento la righetto questa femmina, amore, se l'altra righetto fosse sempre. Bravi, bravi. Comunque il vantaggio non è ancora decollato, 9 secondi, c'è anche De Gagabà su Marta Grassi, un'altra ragazza verde. Michele Righetto è del team Velociraptors. Oh signor Auri, Michele Righetto portacolore del team Velociraptors, Marta Grassi portacolore del pedale maronese. Vediamo chi viaggia in terza posizione. Attenzione, perché c'è Zoe del Ponte, Bettini Bike. No, ce la fai, ce la fai. No, non devi piangere. Avremo un po' più di tempo a disposizione, caro. Prevenzione. Intanto Moreno, come sempre succede quando gareggiano le categorie di percorso, quindi mi fa piacere vedere sempre tanto pubblico, nonostante curva in basso al percorso, eccolo che rilancia l'azione e ha messo un discreto margine di vantaggio, risale la rampa, che è proprio da parte del pubblico qui presente, e fra poco a te
Signore e signori, il vincitore della decima sfida arriva dalla Puglia e si chiama vince a scaricare il secondo Luca Ferro. Adesso Macario, grande prestazione per entrambi. Primo a scaricare il secondo Luca Ferro. Mamma mia, che razza di distacco, ma tieni d'occhio quella biondina, mi raccomando. Samuele, intanto altri arrivi. Era molto distacco, diciamo 9 secondi tra Irene Righetto, Team Velociraptor, Samantha Grassi per dalle Marenese. Vediamo un po' come va a finire. Intanto altri atleti che stanno risalendo. Ed eccola con la 90 Irene Righetto, eccola le ultime pedalate. Anche il tempo per salutare e addirittura a Marta Grassi, seconda posizione per lei. Eccola. Ai primi cinque di Paul Capaldi, addirittura ha fatto così grande recupero. Vediamo no, invece come do programma Zoe Del Ponte, terza posizione. Attenta, no Aurora, ehi, cadi. Vediamo di completare cadi questa top 5, poi andremo in premiazione. Quarta Giulia Bon, tagliato il traguardo. Manca ancora una per quel che riguarda la premiazione, poi lasceremo completare tutti quanti e tutte quante al traguardo. Quinta Anna Ombello. Ricapitoliamo quindi le top 5 per la GSE maschile: Oscar Carr, Luca Ferro, Nicolò Maglietti, Franz Engel, Jacopo Palermo. La GSE femminile, Irene Righetto, Marta Grassi, Zola Del Ponte, Giulia Bona, Anna Mombello. Ma tra poco per la premiazione.